purtroppo. No, no, io parlo l'attualità, dei... che vogliamo dire? Io parlo dei cornuti. No, che... Massimo Stata, vai. Parliamone. Voglio dire, la gente si accanisce sul cornuto, che poi in effetti è la vittima, non si accanisce su colei che l'ha reso cornuto. Ma poi oggi vi ricorda ai propri vantaggi, perché se c'è traffico a Catania, attacco un travel, do filo, bus e cammini. Se stai per annegare ti esce questa corna a tipo Manuzza di Picciriddu e uno che ti vuole salvare ti salva. Ma le corna normalmente il cornuto non sa mai di esserlo, lo scopre per caso. C'è una donna che cammina col marito con la macchina, un camionista le taglia la strada. Allora il camionista si secca, si avvicina alla macchina e gli fa: oh, perché ti rompi i conna? E sta moglie: tanto io ci faccio 9. Cioè, sono di quelle cose che il cornuto ha la consapevolezza di esserlo e non se l'aspettava. Cioè, voi pensate che a mare due amiche, una gli fa l'altra, dice: ma stai vedendo a tuo marito che sta facendo un scimunito di mensura a Cucchidda? Ci voglio vedere quando resiste. Ma resiste a fare chi? A socare sa panza. Perché in effetti, no, che poi, cioè voglio dire, uno lo scopre sempre alla fine, lo sanno tutti, uno lo sape mai, lo scopre alla fine. Cioè, sai Giovanni, ti devo dire che quando mi sono sposato ero convinto che mia moglie fosse una santa, e invece ho scoperto che tutto è tranne che una santa. Dice: Pippino, ma come te ne sei accorto? Dice: scusa, di Catania ci hanno trasferito a Genova, puoi essere come postino e sembra un sisso. Poi ci sono quelli invece che si trovano davanti alla realtà scottante. Lui va in ospedale a vedere suo figlio e ho giovane Ivero. Giovanna, scusa, dice: Vincirillo Ivero. Dice: amore, mi seccavo latte. C'era la governante nera che invece ci aveva il latte, ci ho fatto dare il latte a lei e il Vincirillo è diventato un Ivero. Uno a queste cose ci vuole credere perché ci si aggrappa pur di non pensare che la moglie lo abbia cornificato. E allora con questo pensiero va dalla madre e dice: allora il bambino che ti è nato com'è? Si è Nivoro. Ah, Nivoro. A posto, sì. Dice: no, però è Nivoro perché ci è seccato latte a mia moglie e gliel'ha fatto dare da una negra e quindi il bambino ha nivericato. Dice: certo, me ne rendo conto. Anch'io, sai, quando sei nato tu mi seccavo latte e ti ho dovuto fare allacciare da una mucca. E picchi e suora sei su gran baricorna sopra te. Cioè, ci sono delle cose che fanno soffrire, fanno stare male, quando poi a scoprire il tutto sono i bambini. Dice: mamma, ho visto papà che ci alzava la gonna alla cameriera, ci calava le mutandine, poi si abbassava i pantaloni pure lui. Stasera è il compleanno di tuo padre, ci sono 100 invitati, lo sputtaniamo davanti a tutti. Allora la sera, la festa, compleanno, la madre: serbo, ogni riferimento, raccontaci cosa hai visto. Dice: niente, oggi ho visto papà che ci alzava la gonna alla cameriera, ci abbassava le mutandine e ci metteva... Mamma, come si chiama quella cosa che ti dà sempre l'avvocato? Cioè, alla fine... Alla fine un signore si trova spiazzato. Poi pensate che anche Eva era gelosa di Adamo, perché quando Adamo si arricugì a casa dice: Adamo, non è stato. Ciao, vai Eva, siamo solo io e tia, io mi fai scenate di gelosia. Però Eva aspettava che Adamo si addormentasse per controllare il suo numero di costole.
se ce ne mancava una, ci vi è stata un'altra femmina. Ora, io dico, contadino, con bambino al mercato, cioè, amore, ti insegno come si sceglie una mucca prima di acquistarla. Devi toccare le mammelle, le devi pizzicare il sedere, la devi controllare tutta, se è il caso te la compri. Papà, vedi che sono convinto con il postino, si vuole accattare la mamma. Grazie. Grazie. Massimo Stata.